L'amministrazione comunale, con l'approvazione del bilancio del 2014, ha impegnato 20.000 euro, che sono le somme necessarie per acquistare il materiale, perché i lavori vengono fatti in economia. Io volevo ringraziare l'ufficio dell'illuminazione pubblica, della persona della geometra Viola, che è qui accanto a me, che ha curato tutta la fase progettuale, e gli impiegati, gli operai tecnici del settore, che praticamente hanno dato la loro disponibilità, non solo per capire quale fosse il problema, ma anche come poterlo risolvere. Queste 20.000 euro che sono state impegnate con il bilancio comunale sono state praticamente affidate e appaltate tramite il mercato libero, e quindi purtroppo il ritardo anche nelle procedure amministrative era dovuto al fatto che dal punto di vista amministrativo erano nati degli intoppi, appunto proprio per l'acquisizione tramite il mercato libero. In ogni caso, non tra qualche settimana, ma già con verso la metà della settimana prossima, spero appunto che l'ufficio possa già predisporre un piano di intervento per iniziare i lavori. Alla previsione, secondo me, sarà circa un mese con una squadra. Noi interverremo sicuramente a metà settimana per ripristinare i cavi pubblici che sono state sottratte. Se penso un mese ad iniziare dalla via Rete, poi via Danilo Dolci e infine dalla via Bramante.